Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Eurocai. Oggi è il sesto giorno e questa è la seconda puntata di Eurocafè, dove l'insegna fa schifo e la sala cinesca fa rumore. Allora, dove eravamo arrivati? Abbiamo 1.400 ragazzi, un punto abilità, poca energia, abbiamo bisogno di bere un caffè. Comunque, abbiamo 1.400, io li spenderei per iniziare ad automatizzare alcune cose. Benvenuto. Allora, sono le 10:20, stamattina ci siamo alzati tardi. Prima di aprire il negozio io me ne andrei su dipendente in linea e mi prenderei un cassiere. Assumiamolo. Costa 160 pp al giorno. Eccola. Guarda che carina, che garba. Ma è cinese. Ma sembra che ha il trucco bianco in faccia, perché sopra i capelli è... Boh, non lo so ragazzi. Va bene, ci accontentiamo. Ok, apriamo il negozio. Ok, siamo rimasti con... Ah no, no, perché a fine giornata. Ok, potremmo, raga, potremmo fare qualcos'altro. Usare questi altri soldi per automatizzare questo. Ok, automatizziamo l'approvazione per i PC, ok, per connettersi a internet. E adesso ci mettiamo a rimettere tutti i prodotti. 5 minutes later. Ok, ho messo tutto, ragazzi, abbiamo finito le nostre scorte. Lei è anche abbastanza veloce. Quindi io direi di acquistare altro. Abbiamo 600 pippi. Potremmo fare un upgrade di questo PC oppure metterne un altro scarso. Non saprei, ragazzi. Non saprei proprio. Io andrei a prendere altra merce, perché abbiamo finito. Vediamo cosa possiamo acquistare. Ma scusa, non abbiamo comprato... Ah, ok. Ok, la dovevo attivare io. Perfetto. Perfetto, ok. Lei sta lavorando. Ottimo. $138 le caramelle. Arcobaleno. Ce le compriamo. Le pasticche del detersivo $150. Abbiamo... Ah, sì, dai, compriamo, ragazzi, compriamo. Dobbiamo adesso solo prendere i soldi da questi qua. A posto, cioè, tutto il resto è fatto. E pulire, sì, ragazzi, dobbiamo pulire questo sempre. Ok. Io spero ci sia anche, tipo, del personale che ti metta a posto la merce negli scaffali. È proprio questa è la cosa più antipatica che ci possa essere in questo gioco, come c'era in Supermarket Simulator. Poi però li hanno messi, spero ci siano già anche qua. Facciamo pagare questi. Ok, siamo un po' innervositi. Dobbiamo mettere altri PC, raga. Se no raga, cioè, come vedete in alto a destra, col supermercato stiamo livellando, siamo già a livello 9. Con i PC siamo rimasti bloccati a livello 3, perché facciamo poche esperienze, ci vogliono più postazioni. Quindi andiamo qui, compriamo altre scrivanie. Questa. Ah, abbiamo sbloccato questa, figa. Costa un pozzo di soldi. Computer? No. Questa? Questa? Allora, per una postazione con tutto quello che abbiamo sbloccato ci serve 1.300. 200 euro di bolletta, cazzarola. Forse c'era inclusa la paga del dipendente. Vabbè, comunque, siamo con 1.300 euro nel carrello, che appena arriveremo... Cioè, dai, ci siamo a metà, $700, e inizieremo a prendere. Mangia. Perfetto, abbiamo bisogno... Andiamo a comprarci un po' di roba per... prima che sveniamo. Salve, buongiorno. Allora, vorrei... un caffè. No, ho sbagliato. È questo, a posto. Abbiamo speso $50, $50-$60. 2 euro, mi mancano $2, scusate. Ok, ce li abbiamo. Facciamo l'ordine, raga. Ordina. Perfetto, terza postazione. Aspettiamo che venga il fattorino. Dovrebbe venire da questa parte, eccolo. Non ci posso salire sopra, no? Ah, le cose un po' più nuove. Non troppo, ma... Allora, questa la mettiamo. Sarà un macello, raga, quando dovrò spostare tutto. Prima o poi lo dovrò fare. Qui veramente chi starà qua sarà veramente comodo. Certo, sempre col computer del Kaiser.
Ah, dovremmo anche potenziare internet, botto. PC 3, questo sarà almeno 2,5 stelle, dai. 2 stelle, ah, raga, ho speso un botto. Allora, mettiamolo poco prima di costoso, tipo così, 19. Cioè, a saperlo prima, raga, li portavo alle stelle. Perfetto, 25 quelli da 2 stelle e 19 quello da 1. Ora dovremmo ingranare anche col PC. Abbiamo già 500 dollarozzi, bene. La merce è quasi finita. Ok, livello 4 per i PC. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, computer. Sì, abbiamo sbloccato questo, raga. Il mouse quello da 3 stelle. Abbiamo sbloccato il PC. Io vorrei sì cambiare PC. 600 dollari. Ma sì, dai, prendiamolo, raga. Andiamo qua. Compriamo questo. Compra. Vediamo di quanto ci sale. È arrivato il PC, raga. Ok. Posiamolo qua. No, così. Posiamolo qua. Cioè, buttati così, raga. Mettiamolo qua. Perfetto. Ma se questo ce l'ho... No, vabbè, no. Lasciamolo qua. Lasciamolo lì. Devo comprare altra merce, raga. Ne prendiamo un altro. Questo ce lo togliamo. Raccolta. Ce ne andiamo dal tipo qua. E poi compriamo altra merce. Tutto via. Ciao. Come cazzo io lo do? Chiacchiera. Articoli riciclati. Beh, 46 do così poco? Da, no, non conviene, ragazzi. Non conviene proprio. Ce lo teniamo questo. Ci fattura... 19 dollari a ora. Venderlo a 40 non ha senso. Ok, togliamo un attimo questo. Qua è il reparto PC usati. Ok, signora, che cazzo fa? E lo mettiamo qua. Pam, c'è tutto. Vabbè, 215 di... Ah, non possiamo pagare le bollette, ragazzi. Stiamo messi un po' male. Per favore, comprate. 10 seconds later. Ok, lo possiamo pagare. Paga. The next day. Ok, ho riempito gli scaffali, raga. C'è un po' di schifo a terra. Qua facciamo pagare l'oro. Perfetto. Gli stai buttando a terra. Ok, per non lasciare quei due computer messi qua, poveracci, io comprerei altre postazioni. Andiamo subito. Quelle scadenti però, ragazzi, dovrei spendere tanto, se no. Uno, due, abbiamo due computer, quindi tre, quattro. Quei soldi, quei pochi soldi che abbiamo. No, questi ce li abbiamo. Vabbè, poi li tolgo. Ok, 810, dobbiamo togliere questo, 5,30. 20 minutes later. Riciclare la pistola. Che cacchiarola è questo? Spazzola rulla. Ah, possiamo decorare. Non è ancora il momento, ragazzi. Farà schifo per tanto tempo il nostro Euro Café. Allora, possiamo fare l'ordine, ragazzi. Questo. Qua arriva Johnny Caro. Butta tutto. Non stiamo più livellando, purtroppo, perché certo ora serve un po' più di... Buttiamo tutto qua. Mi servono le scrivanie. Ok, tac tac. Facciamo pagare questi, questo lo riutilizziamo qua. Tac, questo qua. Qui, questo qua. Qui paga. E il PC che abbiamo lanciato non so quante volte a terra, però ancora funziona. A posto. Ah, una bella fila di postazione. Ripuliamo un po'. Che cazzo, questi che mi lasciano la monnezza. 222 di bolletta, perfetto. E non avevo ancora montato le ultime due postazioni. Per fortuna ce le abbiamo. Qua paghiamo. Ok, ho aumentato a palla come posso i PC, quindi adesso
dovrebbero fatturare un po'. Sto pensando, se io dovessi cambiare la scrivania, salta tutto. Quindi la cosa migliore, cioè la prima cosa da cambiare è la scrivania, se no poi devi rimettere tutto da capo in ordine, mannaggia. Ok, ci stiamo rifacendo un po' di soldi, $500, abbiamo un punto abilità, ma con uno ormai non ce ne facciamo più niente, il tipo corre, ha bisogno di riposo. Vabbè ragazzi, andiamo a dormire, tanto c'è la nostra Francesca alla cassa, casa nostra, no. Ragazzi, là c'è un night club, ma non ce lo possiamo permettere, siamo poveri. Un giorno andremo. 8% di energia, andiamo a dormire. Dovremmo anche comprare una casa migliore. Ok, no. Dormiamo con la porta aperta. Stop, stop, stop. Basta, basta, basta. Come si fa a smettere? $245 di bollette. Arrivo, perché abbiamo lasciato comunque aperto. Forse dovevo chiudere. Spendevamo di... Oh, quanti? Ok, a posto. Paghiamo. Vabbè. Io inizierei a comprare scrivanie migliori. 4,99. Figa, chissà quanto... 2000. 2000. Ma sì, dai, ma compriamo questa. Cazzo, ce ne frega. Vai. La metteremo al posto della pri... Ah, beh. Dove non è occupato. Voglio vedere proprio. Sono proprio curioso di vederla. E comunque dal livello 3 siamo arrivati al livello 5 di Internet Café. Sparamola questa, a posto. Bella. Allora la mettiamo un attimo qua. Signora, lei se ne deve andare. Sta giocando a LOL. Sta giocando a LOL. Brava. 2 seconds later. Sono andato. Come faccio? Lo sapevo io, porca puttana. Ok. Mettiamo questo. Mannaggia. Devo spostare tutto. Così. No! L'ho lanciato addosso a uno, l'ha ammazzato. Io ho rubato tre. Gli ho rubato i centesimi. Ok. Allora, spero che abbia lo stesso ingombro delle altre, sì. Perfetto. Ok, cioè ragazzi, non ci ficca un cazzo, la scrivania è quella buona e poi ha le cose di merda. Vabbè, era l'unica libera. Dove è la tastiera? Qui. La scrivania da gaming ma la sedia di plastica. Ok, vai. Questa... Oh cazzarola. Ok, questi almeno sono veloci. Anche se io questa me la togliere, che cazzo me ne faccio? Sì, sì, ce la togliamo, raga, ce la togliamo. Ce la andiamo a vendere dal tipo. Le robe qua ci stanno, vediamo com'è... Con la scrivania da 3 stelle, com'è la situations. Una stella e mezza, ok. Gliela butto in faccia. Ok. Vediamo se ora me la riciclo. Sì. Madonna, $19. Bastardo. Pezzo di merda. Oh, abbiamo $800. Maledetti. Allora, io direi di... Oh. Cambiare scrivania a tutti. Che costano un botto. Costano una fracca veramente. Ne compriamo 2. Aspettiamo di arrivare a $1000. Ricarichiamo gli scaffali. Almeno queste qua le facciamo diventare da una stella e mezza. Andiamo. Ordina. Perfetto. Allora, questo è un attimo. Facciamo via. Via, via, via tutto, via tutto. Via, via, via. Se si potesse spostare la scrivania con tutto quello che c'è sopra non sarebbe male. Allora. Così.
messo abbastanza a muro. Stanco. Oh, cazzo, sete. Prima di svenire, raga. Arrivo. Mangia. Ok. $40 ci è costata. Allora. Se li butto via, glielo do a lui. Ci escono $40. Di qua. Spacca in faccia, cazzo. Ci va tutto. $40. Ma dove va questo? È finita la merce, porca miseria. Much, much, much later. Perfetto ragazzi, oggi mi hanno pisciato a terra. Abbiamo upgradato un pochino, attivato il pagamento automatico, messo delle postazioni in più, comprato delle scrivanie da 3 stelle che ci sono costate un botto. PC di livello 2, ne abbiamo solo 2. Io per oggi mi fermerei qui, abbiamo la nostra cassiera fantastica, e riprenderei nel prossimo episodio dove acquisteremo cose migliori. Io vi saluto, a presto, lasciate like, non vi scordate e ciao ciao!